Cari amici del Dogs Park, ciao! Spero che state bene, spero che la vostra esperienza al parco sia un'esperienza produttiva, che vi possa lasciare qualcosa sia per voi che per i vostri cani, in termini proprio di benessere, perché questo è anche il nostro obiettivo. Quindi fare in modo che cane e compagno umano possano vivere insieme un'esperienza piacevole. Un'esperienza dove entrambi possano crescere, possano sperimentare diversi lati di se stessi. Quindi il Dogs Park, che sembra una cosa abbastanza semplice, abbastanza normale o banale, perché nel momento in cui io vado in un'area come può essere questa, che è un'area cani privata, dove ci si collega poi a tutto un lavoro di cinofilia evolutiva, quindi tutta una serie di servizi e attività alle quali potete attingere, ovviamente se vorrete, ma in questo spazio noi veramente possiamo acquisire qualcosa e anche attraverso queste pillole un po' cinofile. Quindi in questa ottica, oggi vi vorrei parlare dell'aspetto relativo alla socializzazione. Quindi poco tempo fa, c'è stato un incontro appunto al Dogs Park dove ho avuto il piacere di incontrare qualcuno di voi con i vostri cani. Abbiamo visto come i cani interagiscono tra loro, quali sono le dinamiche che si possono aprire all'interno di un'interazione, che in realtà sono tantissime, sono innumerevoli le dinamiche, e conoscerle tutte diventa veramente un lavoro infinito, perché in realtà ogni individuo ha una sua particolarità, una sua modalità di relazione con l'altro, un piacere o meno anche di interagire. Di conseguenza, andare a conoscere perfettamente il prodotto di un'interazione, quello che sta succedendo durante un'interazione tra cani, è veramente difficile. Io dico sempre questa cosa perché conosco tanti educatori cinofili, per esempio, che faticano a leggere in modo corretto il comportamento del cane all'interno di un'interazione. Questo perché in generale la cinofilia ha creato una serie di modelli, una serie di dogmi dove si fa fatica un po' ad andare oltre. Invece il mio obiettivo, un po' come si diceva nel video precedente, se non l'hai visto, ti invito ad andare a vederlo, si parla proprio di un approccio oltre lo schema, anche per quanto riguarda la socializzazione, senza dimenticare il fatto che la vita sociale, la vita emotiva del cane si avvicinano tantissimo alla nostra modalità di approcciarsi all'altro, per esempio, alla modalità di vivere le emozioni nostra, e capite che come è innumerevole per noi, è innumerevole anche per il cane. Di conseguenza, l'interazione tra più cani, due o più cani all'interno del Dogs Park in particolare, può essere ricca di sfaccettature. Quindi, in generale, quello che vorrei però concentrare l'attenzione attraverso questo video è il farvi capire che ci sono anche all'interno della vita sociale dei bisogni del cane, che a volte il cane non riesce a comprendere, cioè il fatto di necessitare o meno di una certa cosa, e anche noi a volte non riusciamo perfettamente a soddisfare per il cane o anche noi a comprendere. Quindi di che cosa si tratta in particolare? Si tratta dell'acquisizione di competenze sociali, che è una cosa che si sente parlare spessissimo in realtà, soprattutto nel sistema cinofili. Si dice: il tuo cane non ha delle competenze sociali, il tuo cane non sa comportarsi con gli altri cani. Allora, innanzitutto, dobbiamo fare una piccola separazione di terminologia, nel senso che noi possiamo definire un cane socievole o sociale. Sono due aspetti diversi, perché il cane socievole
è il cane che ha piacere nell'incontro con l'altro, che sia un cane o che sia una persona. Parentesi, il comportamento del cane in relazione agli altri cani è diverso rispetto a quello che ha con le persone, quindi la socializzazione interspecifica, quindi del cane con più specie e interspecifica del cane con altri cani, può variare, quindi non è da dire a questo cane non piace interagire con nessuno o altrimenti piace interagire con tutti, a prescindere da chi si trova di fronte. Quindi questa un piccolo inciso, però ecco, il cane socievole ha piacere nell'interazione, il cane sociale sa come comportarsi. Quindi è una grande differenza perché, per esempio, io ho una cagnolina che è molto sociale, nel senso che ha delle ottime competenze sociali, quindi sa come rapportarsi con l'altro, elabora delle strategie di comunicazione, utilizza una comunicazione più sottile, per esempio, mentre invece sul fatto dell'essere socievole, no, perché non ha tutto questo piacere di interagire. A lei piace stare un po' sulle sue, no? Quindi magari preferisce stare un po' per conto suo, il fatto di entrare in contatto con l'altro non sempre le piace. Quindi ecco, questa è una cosa molto importante che voi dovreste ricollegare al vostro cane. Quindi la domanda è: il mio cane è molto socievole, della serie ha molto piacere nell'interagire con l'altro e allo stesso tempo è anche sociale, cioè ha delle competenze per l'interazione con l'altro, è in grado di interagire. Per esempio, al contrario della mia cagnolina, ci può essere un cane estremamente socievole, quindi con un grandissimo bisogno di interazione, che però nel momento in cui c'è proprio l'interazione, la parte pratica, di contatto con l'altro, non ha la capacità di comunicare, di interagire in modo equilibrato, perché non c'è un modo corretto, diciamo, corretto o non corretto, semplicemente un modo armonico, un modo equilibrato. E quindi questa è una cosa importante, perché soddisfare il bisogno di fornire al cane gli strumenti per comunicare con l'altro e quindi renderlo sociale, renderlo capace di interagire con l'altro in modo equilibrato, può essere una cosa che può apprendere nella sua vita e lo apprende attraverso un apprendimento esperienziale. E da lì che cosa succede? Che scatta l'importanza nostra, quindi il nostro ruolo, e cioè che interazioni facciamo fare al nostro cane. Quindi se il nostro cane avrà la possibilità di interagire in modo armonico, ma in generale potrà interagire con diverse tipologie di cani, cani che possono dare al nostro cane la possibilità di elaborare delle strategie anche a livello cognitivo, di relazione, a utilizzare una comunicazione più sottile, per esempio le marcature, a utilizzare il corpo in un certo modo, a capire, a utilizzare lo spazio anche in un certo modo, perché lo spazio è importantissimo all'interno di un'interazione, oppure che capisca e comprenda il ruolo che noi abbiamo all'interno di quell'interazione specifica. Quindi sono veramente tantissime le sfaccettature e ovviamente noi le possiamo vedere insieme, le possiamo rielaborare perché rendere sociale il nostro cane dà la possibilità ovviamente di vivere più delle interazioni. Se il nostro cane interagisce solo con cani molto fisici, dove per esempio l'interazione passa per gli spintoni, il rincorrersi, gli agguati, l'abbracciarsi, magari c'è anche un po' di eccitazione, un'alta eccitazione, quindi il ringhio, una forte emotività, allora può essere che il nostro cane da queste esperienze ne tragga appunto un apprendimento, un risultato che può portarlo a essere così poi verso gli altri cani. Quindi interazioni per esempio molto molto fisiche è una cosa che succede spessissimo nelle aree cani e per
Può succedere anche al dog park, soprattutto quando ci sono cani di questa tipologia, molto fisici, molto dinamici. Spesso questo arriva con i cani adolescenti. Mentre invece l'altra caratteristica di cui abbiamo parlato prima, che è la socievolezza, beh, quella è una cosa che dipende dal carattere e è una cosa che noi possiamo lavorare dall'interno, perché se da un lato il livello di socialità lo possiamo sviluppare, il livello di socievolezza lo possiamo trasmettere, lo possiamo lavorare dall'interno, per esempio con il nostro metodo, e cioè attraverso dei trattamenti energetici, attraverso delle essenze vibrazionali, attraverso anche delle esperienze fatte con molta attenzione. Quindi l'interazione tra cani è una cosa seria, è una cosa importante. Il bisogno fondamentale del cane è quello del suo benessere, di incontrare cani compatibili e cani che lo possano far crescere per sviluppare la sua socialità, quindi la capacità di interagire con l'altro, e perché no, anche la sua socievolezza, cioè il piacere di incontrare con l'altro, di incontrare l'altro. Quindi questo è, riassumendo, il contenuto di questo video. Spero che ti possa essere stato utile. Io adesso lo condividerò per voi del DogSpark, ma è un video aperto veramente a tutti, che puoi anche trasmettere ai tuoi amici o chiunque tu voglia. Ok, ti ringrazio per l'attenzione e ti auguro una buona continuazione al Qui e Ora DogSpark. Ciao!